Buongiorno a tutti. Sono Nicola Fortunato Poli, sono il rappresentante del Laboratorio di Urbanistica Partecipata, l'associazione che ha promosso questo ciclo di iniziative che in parte rientrano nella rete dei laboratori dal basso della Regione Puglia e in parte rientrano in una serie di seminari coordinati con gli ordini professionali. E dunque il Laboratorio di Urbanistica Partecipata è questa associazione che da qualche anno si occupa guardare le questioni legate al territorio, legate all'urbanistica, in particolare sulla città di Molfetta, ma in generale su tutto il territorio, anche oltre i limiti comunali, perché per esempio ci siamo interessati anche a fare le osservazioni per il PPTR, quindi con un ambito diciamo anche più vasto. E diciamo opera sia come osservatorio di quelle che sono le questioni urbane, sia come propositore di situazioni, di iniziative come quella che appunto stiamo formando e che stiamo realizzando in questi giorni e che non è un'iniziativa isolata ma che fa seguito a un'iniziativa ancora più vasta che lo stesso Laboratorio di Urbanistica Partecipata ha intrapreso questa primavera cercando di attraverso un'idea, un concetto che è quello proprio della partecipazione alla costruzione di una visione urbana dei cittadini, ha cercato di costruire questa serie di eventi. Quindi in primavera noi ci siamo impegnati direttamente partendo proprio dal 28 marzo per coinvolgere la cittadinanza in un processo di sensibilizzazione ma anche di ascolto di quelle che sono le istanze della cittadinanza. Abbiamo coinvolto i comitati di quartiere, abbiamo coinvolto le associazioni che operano su tanti fronti nella città, abbiamo coinvolto i cittadini attraverso dei questionari, attraverso un approccio diretto, per esempio andando direttamente nelle scuole, anche nelle scuole elementari, dove i ragazzi sono stati coinvolti attraverso la loro espressività, i disegni, e andando anche nelle scuole medie superiori e cercando attraverso dei questionari di capire quelle che sono le istanze, i desiderata dei ragazzi. Qual era l'obiettivo di questo progetto? Era quello di innescare un processo, possiamo anche chiamarlo virtuoso, in cui i cittadini direttamente chiedono di poter esprimere il loro pensiero su quella che sarà la visione futura della città. E questo in un processo che vorrebbe poi diventare un processo anche strutturale, nel senso che diciamo gli esiti di questa consultazione dovevano essere gli elementi fondativi di quello che potrebbe essere un documento programmatico preliminare per un nuovo piano urbanistico generale. E questa nostra visione, diciamo, l'abbiamo concretizzata in un evento che c'è stato il 28 maggio, in cui abbiamo presentato alla cittadinanza gli esiti di questa intensa attività di condivisione con la città e in cui abbiamo quindi mostrato attraverso delle mappe, attraverso dei discorsi, attraverso diciamo anche la partecipazione diretta dei comitati e dei cittadini, abbiamo mostrato questo taglio, questa immagine che appunto la città vuole avere di se stessa. E diciamo in quel momento ci siamo resi conto però che il processo non poteva finire in quel punto, ma doveva continuare con una seconda fase, una fase in cui quegli esiti, quelle istanze prodotte dalla cittadinanza e impaginate in questa mappa, una specie di mappa proprio dei desideri della città, venisse poi guardata anche attraverso gli occhi dei saperi esperti, gli occhi dei professionisti che possono in qualche modo trasformare queste idee poi in progetti, d'accordo? In visioni più concrete. E quindi abbiamo pensato
stato di costruire questa iniziativa, questa seconda fase di questo processo, e per fare questo abbiamo aderito al bando dei laboratori dal basso e è stata accolta la nostra richiesta, quindi abbiamo avuto un primo finanziamento che ci ha permesso poi di progettare completamente l'iniziativa, ma non solo di progettarla, anche di allargarla poi successivamente ad altre componenti, per cui la prima parte è stata quella di acquisizione di alcune partnership importanti, come per esempio quella dell'assessorato alla qualità del territorio della Regione Puglia, nella figura proprio dell'assessore Barbanente, del DICEM, che è un dipartimento dell'Università della Basilicata che fa capo a Matera, del LAB, che è un laboratorio di fotografia di Bari, e dell'Ordine degli Architetti, che ha dato il proprio patrocinio proprio alla prima fase, che è quella appunto dei laboratori dal basso. A seguito della costruzione di questa prima iniziativa, il processo è andato avanti e abbiamo cercato di acquisire altre collaborazioni, altre reti da agganciare a questa idea. Quindi l'Ordine degli Architetti ha coinvolto l'Ordine degli Ingegneri e ha coinvolto anche per esempio il l'ANCE, l'Associazione Nazionale Costruttori Edili, nel coordinamento e nella costruzione di queste iniziative. Poi ci sono state appunto, c'è la Federazione degli Ordini Professionali di tutta la Puglia, degli architetti che ha aderito, e poi ancora altre importanti collaborazioni. Tutta questa rete poi di associazioni, di intenti, è servita per formare un complesso e articolato progetto che inizia ufficialmente questa mattina con la lectio magistralis del professor Birne, e che andrà avanti poi in una serie di eventi che riguardano sia delle lezioni sotto forma diretta da parte di alcuni tutor che seguiranno il laboratorio progettuale, e sia attraverso una serie di seminari serali che in qualche modo affronteranno dei temi specifici. Tutto questo sempre con uno stretto legame e contatto con la città, attraverso la costruzione di eventi, perché la città resta al centro, e in particolare la città di Molfetta, una costruzione di eventi in cui le associazioni, in cui i cittadini devono essere assolutamente partecipi e sono stati coinvolti. Allora, in questa fase quindi noi avevamo idea di individuare appunto quali fossero questi saperi esperti che dovevano portare un contributo sostanziale a questa iniziativa, e abbiamo ritenuto, credendo in un progetto urbanistico che valorizzi e produca paesaggio, di interpellare uno degli esponenti più importanti proprio della cultura architettonica del paesaggio, che è il professor Birne, che per la propria capacità di progettare, sperimentando un approccio condiviso con la gente e con la politica, per il legame del suo percorso progettuale con il tema del paesaggio, per la coerenza del suo pensiero con l'attenzione allo spazio antropico, frutto della sedimentazione e dell'esperienza umana, e per l'approccio sensibile alle invarianti ambientali e allo skyline del luogo, unico in ogni realtà spaziale, è sicuramente un riferimento importante per la nostra associazione, e noi pensiamo anche per la costruzione di una visione nuova per la nostra città. Quindi, da questo punto di vista, noi siamo assolutamente convinti che il professor Birne sia il nostro referente e il nostro consulente scientifico di questa iniziativa. Ora, non voglio tediarvi ancora sulla presentazione, per cui vi presento in generale qual è il percorso di questa giornata, che prevederà appunto nella mattinata la lectio magistralis con la presentazione del professor Birne dei suoi progetti.
Poi nel pomeriggio alle 15.30 con incontro davanti al Duomo faremo una passeggiata sui luoghi, perché proprio nella costruzione del paesaggio è fondamentale l'approccio, il rapporto coi luoghi, il rapporto diretto, non attraverso soltanto le cartografie, ma proprio con la visione, con la percezione e con il contatto con i luoghi stessi. Poi in serata alle 18 noi avremo ancora in questa sede una tavola rotonda che sarà allargata ad alcuni esponenti appunto della regione, l'assessore Guglielmo Minervini, l'assessore Barbanente, i presidenti degli ordini degli architetti e degli ingegneri, il professor Gonzalo Birne. E quindi diciamo questa tavola rotonda in qualche modo servirà proprio a percepire, dibattendo, quelli che sono i temi che abbiamo osservato e visto attraverso l'incontro, ma anche attraverso la percezione di quello che è il lavoro del professor Birne. Io mi fermo qui, lascio la parola per i saluti all'architetto Eliana De Nichilo per l'Ordine degli Architetti. Salve, buongiorno, benvenuti a questa iniziativa che inaugura un ciclo di incontri, il ciclo di incontri che vi abbiamo inviato in programma negli scorsi giorni. Sono qui su delega del nostro presidente Vincenzo Sinisi, ma anche del presidente dell'Ordine degli Ingegneri, l'ingegner Domenico Perrini, e anche per conto dell'ANCE Bari BAT, che insieme agli ordini professionali ha coorganizzato e coadiuvato il LUP in questa iniziativa. Brevemente vorrei spiegare come è nato questa collaborazione, anche perché in un certo senso rappresenta un percorso esplorativo che a regime potrebbe essere utile per promuovere la professione dell'architetto in questo momento di particolare difficoltà economica. Perché rappresenta un percorso sperimentale? Perché in realtà per molto tempo gli ordini professionali sono stati visti sempre come un'entità a sé stante. Invece in questa occasione abbiamo ben accolto la richiesta dei nostri colleghi architetti ed ingegneri a coorganizzare questa iniziativa e a supportarla, anche coinvolgendo i nostri saperi esperti, proprio perché gli ordini professionali in realtà siamo tutti noi, e questo percorso rappresenta il giusto rapporto che si deve necessariamente instaurare tra l'iscritto e il suo ordine di appartenenza. In questa iniziativa, che come avrete visto dal programma è articolata e variegata, sono a vario titolo inseriti nostri colleghi iscritti. Perché abbiamo scelto congiuntamente al LUP di coinvolgere, oltre a nomi noti, e qui siamo stati particolarmente contenti della scelta sul professor Birne, perché almeno per gli architetti della mia generazione ha rappresentato veramente un riferimento importante, sia da un punto di vista progettuale che proprio prettamente linguistico, in termini di lessico architettonico. Ma abbiamo anche scelto di coinvolgere e di far parlare in questa iniziativa anche i nostri colleghi esperti, coinvolgendoli nelle varie iniziative e soprattutto cercando di costruire culturalmente un percorso che affrontasse e declinasse vari temi, sempre con l'obiettivo di coniugare le istanze urbanistiche con le istanze del progetto architettonico, che spesso nell'attività
attività di pianificazione non trova grande spazio e diventa difficile poi applicare, una volta che le regole del gioco e gli indici, per fare un riferimento ai parametri in uso nel nostro lessico urbanistico italiano, una volta che gli indici sono stati definiti e quindi numericamente il progetto è a posto, poi si passa il testimone all'architetto e alla scala dell'architettura, dimenticando spesso che le nostre città storiche sono nate proprio grazie allo stretto connubio tra progetto e idea di città, e quindi in un certo senso l'indice, che all'epoca era una verifica, un parametro di verifica, è nato solo successivamente ad una precisa idea di città e a una precisa idea di progetto. Quindi ben vengano queste iniziative, soprattutto delocalizzate, perché comunque il fatto di aver deciso di svolgere questo ciclo di seminari a Molfetta, vi assicuro, non è stata cosa semplice, perché appunto si ritorni a parlare in questa città, ma anche diciamo in altre realtà, di progetto urbanistico, di progetto architettonico, di progettazione interscalare, con la compartecipazione di tutti i vari soggetti coinvolti in questo difficile percorso. Quindi io saluto e do il benvenuto al professor Birne e gli lascio la parola. Grazie ancora della partecipazione. Sì, certo. Per portare avanti, ecco, è qui. Sì. La sua cartella, giusto? Sì. Ecco lì, esatto. Ti ringrazio veramente perché io. Grazie. Prima di tutto voglio ringraziare questo invito di essere con voi in questo inizio dell'attività del workshop che fa in seguito di questo lavoro fatto fino adesso, veramente importante, di questa idea di fare un lavoro di partecipazione, ossia questa idea di rovesciare un po' il concetto classico e manualistico dell'urbanistica partendo dal basso, tramite la partecipazione di tutti i cittadini coinvolti nella città. Ringrazio anche l'introduzione che è stata fatta dalla rappresentante dell'Ordine degli Architetti. Niente, voglio dire che spero dare qualche contributo per la discussione, le attività di questi primi giorni e anche del workshop, anche se sono molto, molto cosciente che si tratta di una problematica abbastanza complessa, ma di una vitalità, di un'importanza assolutamente essenziale. La prima cosa che volevo dire è che per volte quando noi parliamo della città, e adesso parlo in quanto architetto, parliamo della città fisica, della città che noi siamo abituati a definire una città della permanenza, delle strutture della vita.
delle strutture del costruito, delle tettoniche, dello spazio pubblico, ma insomma di questa sorta di spazio antropico, di questa graduale successiva antropizzazione dei territori, ma per volte facendo questo tipo di approccio al fenomeno della città, e quando sono coinvolti altre forme di conoscenza a discutere in seminario, arriva un sociologo e dice: lui architetto fa bene, è importante sicuramente questo approccio alla città, ma gli manca un aspetto che è assolutamente decisivo, perché alla fine le città non sono le edilizie, le città sono le persone, ossia le città sono gli abitanti. E racconto questa storia che mi è successo parecchie volte, perché alla fine io le dico che lei ha tutta ragione, no? Nel senso che la città, se non ci sono l'abitante, se non ci sono i cittadini, insomma, se non c'è la vita, non c'è la città. Ma è anche vero che la cittadinanza senza la città, il fabbricato urbano, non è anche la città. Allora, perché parlo di questo? Perché a mio parere è importante, io guardo la città come un'entità che ha la sua vita propria. E questa vita propria non dipende soltanto del costruito, ma dipende sostanzialmente del rapporto tra il costruito e la vita che si svolge al suo interno. Per dire che la città, la vita della città, non è una vita nel senso organico, di dire che nasce, cresce, muore, è una vita che si riprende oppure continua nel momento dove c'è questo rapporto tra il fabbricato e l'uso del fabbricato. La vita delle città si traduce in cicli, che sono ciclo di perdita oppure di riprese. E noi abbiamo e vediamo come questo argomento è importante, sostanzialmente io direi, nelle città contemporanee. Perché noi abbiamo, non si può dire in modo complessivo nella città, ma abbiamo dei pezzi della città che sono, dove questo ciclo sono molto visivi. Per esempio questa mattina parlava del centro storico di Molfetta, che sembra che dopo questo crollo che è stato negli anni 80, se non sbaglio, ha cominciato un processo di dismissione. Per fortuna questo processo a un certo punto corrisponde a una ripresa. E questa nozione di rapporto, ma se per caso questa ripresa non è stata fatta, chissà oggi questo centro sarebbe molto più scadente. Noi sappiamo che delle città che non hanno avuto, in modo complessivo, parlo delle città storiche, che a un certo momento iniziano, per motivi diversi, che possono essere anche delle cause naturali, ma anche, per esempio, della distruzione della guerra, che hanno avuto questo periodo di scadenza, che non ha avuto una ripresa, alla fine degli anni diventano dei campi archeologici, ossia non c'è più la città, non c'è più la città viva. Questo oggi funziona sostanzialmente, io direi, per pezzi di città, e ci sono tantissimi problemi, sia per motivo di dismissione di uso, per esempio tutte le aree portuali, aree ferroviarie, aree industriali che in un certo momento entrano in crisi, ma anche per esempio di conseguenze nel territorio
tutte le trasformazioni che si fanno, per esempio, io credo che Molfetta è un esempio che può parlare di questo, di tutte le trasformazioni che vanno nel sistema produttivo agricolo, per esempio, delle aree che sono intorno alla città. E la città contemporanea che di più non c'è più la città compatta, la città storica, è un fenomeno molto più complesso tra frammentazione e chissà questa diffusione, la città diffusa, che genera anche questo dei grossissimi problemi per volte che sono all'inizio del processo di perdita. Niente, allora perché parlo di questo? Io per la presentazione di oggi ho diviso la presentazione in tre temi e per ogni tema faccio vedere tre progetti fatti da me, costruiti, sono praticamente tutti progetti costruiti, ossia opere realizzate, per illustrare un po' quello che voleva parlare, perché la visione che io faccio della città chissà non è una visione molto ortodossa, non è una visione molto, molto della prospettiva questa della città che si fa o si fa vedere tramite l'edilizia, tramite il costruito, ma della città che viene vista da tre punti di vista un po' particolari. Il primo punto di vista è quello che voglio parlare dell'importanza dei vuoti della città, non tanto del costruito, ma dei vuoti della città. Secondo, il tema dell'architettura in quanto producente dei contenitori di vita. Noi architetti parliamo tantissimo della storia dell'architettura, tutto il discorso intorno alla memoria, ma tante volte dimentichiamo che alla fine l'oggetto ultimo del progetto e dell'attività dell'architetto è progettare e eventualmente fare costruire delle forme, delle edilizie, ma anche degli spazi pubblici che sono dedicati a contenere la vita in modo abrangente, in modo veramente che dipende di qualsiasi la vita. Ma questo rapporto tra l'architettura in quanto cosa mentale che diventa dopo costruita in modo concreto viene giustificata per il fatto che questa produzione è dedicata a contenere vite. Questo è il secondo tema. Il terzo tema è il tema che faccio anche vedere tre altri progetti più recenti, il tema del riuso. Perché lo dico? Perché uno dei grossi problemi della città contemporanea, io direi essenzialmente delle città contemporanee che non sono in ambito piuttosto europeo, dove non c'è più o non è tanto presente questa cultura che è informato tutta la mia generazione almeno di architetti, che è dedicata alla crescita della città. Noi abbiamo pensato che l'architettura diventa soltanto l'opera nuova, perché la città è un organismo in continua crescita. E dimentichiamo che, di fatto, l'atto progettuale è usato per fare un'opera nuova, ma è anche usato per trasformare una realtà. Una realtà che parte sempre dalla preesistenza, nel senso della precedenza storica di quello che c'è, sia
in un paesaggio, sia un territorio, sia proprio in città, e di quello che rimane dopo il progetto costruito, che può essere, chissà, una casa in mezzo della campagna, che in certo modo trasforma il paesaggio precedente, o un edificio esistente che è dismesso, che non c'è più in uso, che è anche in abbandono, e che può essere ripreso per un'attività tutt'altra. Ossia, questa nozione che il progetto di fatto in architettura lavora in un tempo corto, in un tempo preciso, che in certo modo riprende una preesistenza per finire in trasformare, per fondare o rifondare un'altra realtà. Questo è un tema che mi pare essenziale, diciamo, direi anche al centro del proprio procedimento progettuale. Ossia, per dire che il riuso oggi è un tema assolutamente importante, perché si tratta di riprendere le strutture precedenti e per volta cambiare l'uso all'interno, ma che alla fine porta per sé il fatto che quell'edificio o quel pezzo di città di nuovo viene ripreso nella vita della città. Allora, questi tre temi, vuoti urbani, contenitori di vita e riuso, sono quelli che io faccio vedere per parlarvi di questi temi, parlarvi, spiegare come abbiamo lavorato sui tre progetti che faccio vedere. Il primo, il comincio, con il tema il vuoto della città. Perché parlo del vuoto della città? Perché noi siamo abituati a guardare le città sostanzialmente dal punto di vista dell'edilizia, o dei quartieri, degli isolati, e non tanto del sistema degli spazi che sono tra questi oggetti. E quando vediamo, per esempio, una foto aerea, per esempio, di Molfetta, noi possiamo guardare questa città guardando sostanzialmente il sistema che permette, tra altre cose, di capire che Molfetta si svolge lungo il tempo come dei mosaici che cominciano in questa prima peniscola, che piano piano nel 600 si attacca una nuova, e che sono riconoscibili nella sua contemporaneità, diciamo, nella sua condizione di fondazione originale, riconoscibile guardando soltanto la coerenza del sistema delle strade, delle piazze, dei larghi, dei bordi, no? Della costa, per esempio, e che guardando questa foto, Molfetta diventa assolutamente una singolarità in tutte le città. Questo rapporto, questa percezione del sistema di voto funziona di fatto come una sorta di impronta genetica, un codice genetico che fa che non ci sono due città simili. Comincio parlando della città di Lisbona nella sua condizione attuale, che è questa che vediamo in una foto satellite, che di fatto una città metropolitana, una città contemporanea che si svolge tra la foce del fiume Tagus, la costa dell'Atlantico, e tutti questi tessuti più chiari sono delle spazi antropici, sono delle antropizzazioni che sono svolte fino diciamo agli ultimi anni. Ma la città di Lisbona comincia in questo punto qui. Non è sul mare, è proprio nella foce. Il Tagus ha una particolarità che prima, per motivi
motivi geografici, geologici, tutti quanti, fa una sorta di piccolo mare interno prima di andare verso l'Atlantico, perché c'è una foce stretta e profonda che comprime questo rapporto tra l'Atlantico e fa che ci sono anche dei movimenti importanti di marea, per esempio, che produscono dei correnti forti in questo senso, sia in una direzione oppure nella direzione opposta con il movimento delle maree. Ma questa è di fatto la città diffusa, la città frammentata che oggi fa circa 60 chilometri tra Setúbal, Sintra oppure al nord. La città si svolge storicamente di questo punto, con delle sisteme che sono assolutamente identificabili tramite questa percezione dei sistemi dei vuoti, dopo facciamo, fino alla dispersione territoriale, dove queste matrici della città compatta, della città storica, non sono più riconoscibili, perché non si sa più dove ci sono le soglie urbane, diciamo, non si sa più se siamo nella campagna oppure nella città. Questi tutti sorte di omogeneità, diciamo, tra vuoto e pieno, che subito distrugge tutti quanti siano le modelli riconosciuti della città storica, della città compatta. Il centro storico, c'è un po', è possibile togliere un po' la luce qui, non so perché mi sembra che sostanzialmente questi fuochi più forti, sì, grazie, sì, possibile. Quando ci avviciniamo alla città storica, vediamo per esempio come tutto comincia in questa zona, ci sono due fiumi che convergono dove era un braccio del Tagus che entrava, il primo porto romano di fatto era all'interno. E dopo c'è un sistema a colli, tre colline, questa, questa e questa, quella del castello, quella di Martin Monisi e quella del Barrio Alto, che sono occupate in modo progressivo, diciamo, sostanzialmente dopo la città romana, la città araba di Alfama, con questo fabbricato in modo labirintico, organico, qualsiasi una Medina o un Kashba, la città medievale, che occupa tutta la collina, più tardi con gli alluvioni si riempie questa parte qui, viene costruita una città medievale che alla fine è una città con dei grossi problemi, continuamente inondata, che con dei problemi di un spazio difficile, che diventava anche una quando c'era l'epidemia, le peste, diventava un campo tremendo perché non c'era neanche fognatura, non c'era niente infrastruttura, e che un terremoto nel 1755 distrugge in modo praticamente due terzi della città va via. E rinasce la città nuova di Pombal, questo piano, questa matrice ortogonale tra una piazza all'acqua, piazza commercio, e la piazza mercato all'interno, si riconosce questo mosaico di sistema dei voti che è tutt'altro di quello lì. Si attacca, si collega, è anche diverso di quello lì. E soltanto guardando questi sistemi che noi vediamo qui come la matrice, diciamo, dei vuoti ordinati tra una piazza che collega con tutto l'Interland, che fa gli scambi del mercato, e una piazza che si apre a tutte
tutta l'infrastruttura marittima, portuale, che arrivano da fuori, vanno e partono, e vanno da fuori, questa città filtro, diciamo, tra un interland e l'infrastruttura dei grandi strade, diciamo, fino all'Ottocento, che sono tutti i fiumi, canali e il solito mare, si svolge questa città in modo molto preciso, dove il sistema a vuoti della città dell'illuministica, delle città del Settecento, diventa la vera rappresentazione della cittadinanza, dello spazio pubblico. Anzi, lo spazio pubblico diventa veramente monumentalizzato, diciamo. La Piazza Commercio, per esempio, che è una sezione e che fa una graduatoria importante per quanto riguarda, guardate per esempio come i solati sono lunghi e sono costruiti in modo ortogonale al fiume, perché così dalla Piazza Mercato si riesce con un sguardo, anche se frammentario, a capire la presenza del fronte d'acqua. C'è, tutto viene disegnato, progettato in funzione dello spazio vuoto, ossia dello spazio alla fine dove funziona la cittadinanza, dove funziona quello che viene condiviso dai cittadini. La cosa che è anche interessante è che questa piazza, che è una vera tipologia di Place Royale o Piazza Regia, che è una tipologia tipica dell'illuminismo, crea un vuoto enorme, che è un vuoto assolutamente vuoto. Devo dire che questa foto non è rappresentativa perché era usata come un parcheggio, per fortuna adesso non c'è più. Perché tutta la vita della città si svolge nel suo perimetro, in questi porticati che sono attaccati, dove ci sono le attività. E qui c'erano tutti i ministeri del governo. E questo vuoto viene considerato il vuoto del rispetto e venerazione alla statua del re. Non è per caso che questo modello di un vuoto concentrato, lasciando la statua come un oggetto totalmente autoreferente, è necessario per fare la rappresentazione di una cultura, di una civilizzazione che di fatto è quella del potere assoluto, massimo, no? E l'illuminismo, la Place Royale, la Piazza Regia, si fa di fatto per creare questa venerazione a un re che diventa il re sole, no? Il potere assoluto. Ossia, questo rapporto tra il voto come spazio pubblico, spazio della cittadinanza, e l'oggetto che viene usato, viene progettato a partire del solito spazio pubblico, per contenere la vita, perché ci sono in piano terra sono delle attività artigianali, dopo sono gli alloggi, le case, l'abitare, diciamo. Con il tempo cambia quest'uso, il fabbricato rimane, l'uso si cambia, ma invece qui lo spazio viene usato per fare questa venerazione dell'oggetto. Perché lo dico? Perché tante volte oggi l'architettura è diventata totalmente iconizzata, ossia è diventata l'architettura mediatica della contemporaneità va verso questa direzione dell'oggetto icono, dell'oggetto che non è un icono, perché a mio parere l'icono non è dell'ambito dell'architetto che deve decidere se è un icono, o anche della critica dell'architettura. L'icono diventa un icono perché c'è tempo e c'è il riconoscimento della cittadinanza che alla fine dice:
questo edificio fa parte della memoria collettiva. C'è un momento particolare dove il solito edificio e l'oggetto architettonico viene riconosciuto. Come voi sapete, per esempio, la Tour Eiffel a Parigi, quando è stata costruita, è stata oggetto di una critica spaventosa di tutti, anche gli intellettuali francesi che volevano impedire. È stata costruita con la promessa di demolire dopo la Expo Universale. Invece, in questo momento, se uno proponeva la demolizione, sarebbe una bella storia, perché di fatto è diventato un icono, ma un icono riconosciuto dopo degli anni per una memoria collettiva. E questi sono i fatti dei momenti precisi. La storia di Lisbona, per esempio, si poteva quasi raccontare per delle singole interventi, perché l'architettura di fatto ha questa condizione anche di oggetto. E per esempio la Tour de Belen, che è un monumento, era una fortezza gotica di difesa dell'ingresso, dell'entrata nel porto, ma un monumento degli anni 40 della mostra dell'oltremare dell'imperio portoghese coloniale, tipico della dittatura. Ma io direi va fino a questo ponte, che è di fatto il monumento della città metropolitana, ossia il vero e proprio momento dove la città di Lisbona va oltre il fiume, occupa tutto un territorio metropolitano, e il monumento di fatto è l'infrastruttura, perché l'infrastruttura è quello che fa di fatto la città metropolitana. Allora questa nuova porta della città è, a mio parere, il vero momento della città metropolitana di Lisbona. Allora, tra questa nozione di vuoto, la cosa che è interessante, l'edificio autoreferente di fatto ha bisogno di un grande vuoto al suo intorno, no? Non parliamo più della città di rapporto, della città dove lo spazio è uno spazio di cittadinanza delle persone, delle gente che abitano. Allora questi momenti di fatto ci sono, anche fanno parte della città, e lo faccio vedere perché anche io ho fatto un progetto autoreferente in un concorso qualche anno fa, 20 anni fa, per un edificio che è veramente un edificio tecnologico, una torre di controllo di tutto il movimento marittimo del porto di Lisbona, che prevedeva la sua costruzione alla punta di un sperone che è stato costruito, che va all'interno del fiume, per fare una torre di controllo. E io ho proposto nel concorso che questa torre, invece di essere come un faro verticale, avere un po' questa inclinazione, perché pretendeva rappresentare un po' questa nozione della dinamica, diciamo, del fiume, della dinamica di questo inizio, questa fondazione della vita della città di Lisbona, che è talmente dipendente del solito fiume, del solito movimento, ma anche della cultura portoghese, del viaggio, delle scoperte di Fernando Pessoa, di tutti quanti. È un edificio che per sé, di fatto, per condizioni particolari della sua ubicazione, diventa anche questo un monolito, un oggetto autoreferente che ha per sé, come la statua della Piazza Commercio, assoluto bisogno di un enormissimo vuoto al suo intorno. Ma viene spiegato, come vedete, è un edificio banalissimo, una torre verticale con tutti gli ascensori, gli impianti, che dopo viene, perché è di nuovo un tema di tettonica, ma chi fa questa sorta di simulazione di movimento che corrisponde un po' a tutto quanto c'è stato, diciamo, l'origine della città di Lisbona. Faccio vedere nella città di Viseu, che è una città nel centro di Portogallo, un progetto fatto nell'ambito di un programma
di finanziamento europeo per gli spazi pubblici, si chiamava programma Polis, un intervento in una particolare situazione in questa città. La città che occupa questa parte qui è veramente la città storica, una città compatta, una città di fondazione anche qui romana, dove c'era, nella, dove c'era lo spazio del forum, diciamo, nel centro, oggi ancora dove c'è il Duomo, dove c'è il vero centro storico, perché è anche una collina, con il suo sistema dei muri, quello il più muro medievale che non c'è più, ci sono dei frammenti, un tessuto anche molto compatto. Dopodiché c'è un fiume, che ne ha un secondo fiume che viene di là, un affluente, converge su questo fiume Pavia, e dopo c'è un territorio abbastanza piano, che è stato un territorio agricolo per sempre, no? Oggi questa città si vede che è già un po' occupato con delle espansioni un po' dappertutto, e questo territorio diventa un territorio abbastanza ibrido, nel senso che c'erano dei piccoli nuclei costruiti che piano piano crescono in modo un po' disordinato e anche molto, molto, come sempre, collegate sia con i vecchi vincoli più antichi, ma anche con le nuove sistemi più scorrevoli, diciamo, di tutta la mobilità, diciamo, la mobilità carrabile sostanzialmente. Su questa foto c'è un strano segno che vediamo qui di un ottogono abbastanza preciso, di una geometria, di un rigore impressionante. Questo ottogono, l'archeologia ha fatto delle ricerche, devo dire che non c'è tanto materiale, perché è un ottogono che è stato sempre usato anche come terreno agricolo. Quello che per l'archeologia non è un buon segno, perché si rimuove continuamente. Ma su questo ottogono c'è una mura in terra che fa questi cinque lati. Invece qui non c'è mura, ma c'è ancora, ci sono i segni, piccoli segni, che c'era un collegamento con chi faceva in modo molto preciso questi tre lati dell'ottogono. Allora, questa antropizzazione, questa impronta antropica risulta di una costruzione, secondo l'archeologia, una costruzione di fondazione romana degli anni 60 d.C., che è stata costruita accanto alla città, ossia l'emergenza della città, un sistema per una legione romana che doveva controllare, perché di fatto Viseo era un incrocio di tre o quattro vie romane importanti che servivano anche tutta l'esplotazione dell'oro e dell'argento che arrivava dagli Asturi e anche del nord di Portogallo. Allora, c'era un crocevia che era controllato dai romani. Questo sistema è fatto nel muro a terra che viene ricavato da un fossato perimetrico che serveva come un doppio sistema di protezione, perché era un campamento della legione all'interno. I tre lati non sono stati fatti perché era un'area paludosa, e pertanto era già un sistema difensivo per sé, ma la figura dell'ottogono rimane sul posto. La cosa interessante è questo rapporto tra la città piena, anche con il suo sistema dei voti tutti inversa, e la città che è stata usata
si pensa durante circa 40 anni, non tantissimo, è stata intensamente vissuta, ma che dopo viene abbandonata. E che rimane questo confronto tra un'impronta anche un po' simile di un vuoto circondato con il fossato, il sistema delle vie romane e la città vera e propria, quella storica, che continua la sua vita dopo in una cota più alta, con il fiume che sono, fanno parte della geografia precedente. Questo diventa un terreno agricolo, ci sono piccole intrusioni di una strada che fa all'origine di qualche costruzione, fino al 1910, dove questa struttura viene vincolata e considerata monumento, e così non si costruisce, proibito, non si può costruire all'interno, ma rimane la cultura agricola. Invece la città comincia a svolgersi, comincia il suo processo di occupazione del territorio intorno. Questa è una foto molto più recente, vedete come la città storica che è su e tutta la costruzione, lasciando questo sistema all'interno. Allora, il progetto è un progetto veramente molto semplice, il progetto è un progetto paesaggistico, è un progetto che ho fatto con João Nunes de ProUp, di fatto, perché il progetto è quello di sostanzialmente da proteggere, da conservare e anche da consolidare questo rudere che resiste dopo circa 2000 anni, anche se ci sono fatte delle intrusioni qui e lì, con dei pezzi ancora del fossato, c'è anche un piccolo pezzo che c'è ancora un po' d'acqua, ma che diventa alla fine una sorta di parco urbano lineare che permette da fare un circuito che è circa 2 chilometri, perché ci sono 32 ettari di superficie all'interno. È di fatto una marca antropomorfica di una qualità e assolutamente notevole, di questa capacità di antropizzazione del territorio e dal punto di vista storico, che ne ha la sua presenza attuale. Il piano, di fatto, che era un piano che prevedeva anche la consolidazione di qualche impianti per la creazione di un parco lineare lungo il fiume, che è anche quello costruito, e la precisione del circuito intorno, e a un certo punto dove c'è un accesso più praticabile con il parcheggio, un piccolo centro di interpretazione con una torre che non è stata ancora costruita, che permette di alzarsi circa 30 metri, perché è il modo di capire in modo complessivo, si bisogna alzare il punto di vista per capire la geometria precisa di questa impronta. C'è anche fatto guardate che ci sono dei segni interni di intrusione, si è anche fatto una perimetrazione interna perché l'agricoltura per volta attaccava proprio la struttura dei muri, e adesso si è fatto un perimetro per tenere e poter consolidare questo rudere, che alla fine è una passeggiata, che gira intorno. Questa è l'area paludosa che ha permesso di fare questo circuito a quota, il parco lineare lungo il fiume, di fatto le convergenze delle due braccia di fiume, e faccio vedere qualche foto della situazione attuale. Questa è stata fatta per limitare le proprietà agricole che per volte cominciavano anche a mangiare un po' i muri, no? E così adesso sono delimitate, serve anche per la manutenzione, e un percorso
qui vediamo la sezione interna, no? E il percorso che gira intorno, per volte si fa ancora vedere dei tratti dei fossato dove c'è ancora l'acqua, girando, e viene usato come, diciamo, un parco urbano di un'area che alla fine era sommessa a un forte processo di erosione, ma anche di quello che succede se questi spazi agricoli che sono un po' in disuso, un po' in abbandono, che diventano dei veri e propri aree residuali, delle aree, delle aree, in francese si dice terrain vago, delle aree che non sono caratterizzate. Alla fine è un intervento lineare che permette di fare anche questo rapporto tra la straordinaria struttura e, diciamo, l'acropolis della città di Viseu, con il suo, dove c'è il Duomo e tutto il centro storico della città, che vediamo qui. Il terzo progetto, per parlare dei vuoti urbani, è anche un intervento sullo spazio pubblico. È una spiaggia nel centro di Portogallo, si chiama São Martinho do Porto, che è un fenomeno geografico interessante, perché c'era una frattura, questa scogliera della costa, che c'era un braccio di mare che entrava in modo abbastanza più ampio, che con le alluvioni dei fiumi che arrivano qui, piano piano si è ridotto e è diventata questa forma anche molto bella, no? Sembra una capezzante, diciamo, quasi con una spiaggia che fa questa rotazione. Ma questa è, diciamo, la storia del turismo del sole, della spiaggia, perché di fatto qui una volta c'era un piccolo porto con una certa attività protetto all'interno, e c'era un borgo, un paese di storico, che occupa una collina alta, non a cotta della spiaggia. E c'era un rapporto interessante tra questo e la cotta bassa, che a un certo momento, all'inizio del Novecento, diciamo, e dopo l'arrivo della ferrovia che collega a Lisbona, è una delle ferrovie che segue la costa atlantica di Portogallo, comincia ad avere un sviluppo turistico che occupa sostanzialmente, anche in un modo un po' caotico, diciamo, tutta la cotta bassa. E il borgo storico è rimasto un po' isolato, anche perdendo popolazione. C'è oggi una popolazione residente tutto l'anno che non arriva neanche a 1000 cittadini anziani, perché i giovani vanno via, perché questa è una città che ha questa qualità che io chiamo di una città spugna, ossia una città che vive durante l'anno con circa 900-800 abitanti nella parte alta, e quando viene la stagione della spiaggia, i tre mesi d'estate, si riempie in modo spaventoso, no? E lì ci sono anche problemi di infrastrutture che non vanno e tutti quanti. Insomma, il progetto era quello da ripristinare un fronte d'acqua, una passeggiata alla fine, che segue qui con dei palazzi un po' disordinati. C'era anche previsto di creare dei parcheggi nell'interfaccia della stazione per servire nel periodo estivo, e in modo tale di ridurre il traffico carrabile sulla passeggiata. E questo è un spazio, diciamo, di ripristino fino a un punto dove si inserisce nel tessuto urbano, che è questo piccolo giardino triangolare dove c'è il porto, e dopo si infila in questa piccola strada storica a cotta bassa, ancora della città balneare, che si attacca veramente a una piazza, una piccola piazza alla cotta alta, perché il borgo storico viene strutturato su questa strada che finisce in una piazza Belvedere,
che fa fatica a collegare alla cotta bassa perché ci sono delle rampe di una pendenza abbastanza forte che ha dei problemi anche per gli anziani, anche per i bambini, per accedere alla cotta bassa e viceversa. Allora il progetto è questo, alla fine, quello che era previsto, ripristinare il bordo, faccio vedere un po' il dettaglio, questo piccolo il giardino urbano, e a un certo momento, che non era previsto nel progetto, ma noi abbiamo pensato che questa è la strada della cotta bassa, e qui c'è la piazza del vecchio borgo in cotta alta, non è altissimo, diciamo circa 40 metri più alto di questo. Vedete tutta la pianura che una volta era anche una sorta di mare interiore, un mare che andava dentro e che piano piano con le alluvioni si è ridotto. Qui, su questa strada, c'era un lotto, ma veramente stretto, circa 4 metri, che cadeva, era una casa abbandonata che era lasciata cadere, era un rudere già assolutamente praticamente no, irrecuperabile, che abbiamo accennato alla comune, al sindaco, perché non acquistare quel rudere lì in modo tale che si poteva ricostruire, e lì c'è un piccolo centro di informazione turistica, ma contemporaneamente inserire su questo edificio un ascensore, l'ascensore pubblico, che collega con la città alta. Ossia, questo tema dei voti, ma che diventa anche dei spazi infrastrutturati e di sistema di trasporti pubblici e di trasporti per i cittadini. Questo è il progetto. Qui ci sono tutte le aree di parcheggi per assorbire questo periodo estivo e così poter anche togliere la circolazione carrabile, perché in questi 3 mesi, durante il resto dell'anno, si può funzionare, c'è un tema di gestione urbana. Fino a qui, dopo queste stradine della città alta, il progetto inserisce lì questo piccolo intervento che cavalca questa rampa di una pendenza abbastanza forte fino alla piazza e dopo ripristina tutti gli spazi pubblici del vecchio borgo della cotta alta.